Allora, Cataldo, tu puoi spiegare, tu lo fai sempre in modo molto chiaro, per quanto tecnico. Tu sai che la nostra platea c'ha oltre 2000 persone ora, tantissimi ci rivedranno dopo, migliaia e migliaia, non tutti ovviamente sono e siamo esperti di questo specifico campo, peraltro. Ci puoi raccontare bene? Noi stiamo leggendo i dossieraggi di talpe, di accessi abusivi. Puoi spiegarci bene cos'è accaduto? Poi andiamo nel caso specifico sulla Juventus, che ovviamente interessa di più questo canale. Tu ti riferisci al caso scoppiato in questi giorni, immagino. Esatto. Ma per quello che si sa, sono una serie di accessi illegittimi, non c'è nessun dossieraggio o prova di dossier, tranne forse questa misteriosa storia che coinvolge Gravina. Non sappiamo se vi è coinvolto Lotito, perché se no ci becchiamo una querela, però poi magari su Gravina e Lotito. Ma ci ritorniamo perché ho una suggestione da Ora, proporre. tanto poi tra poco ci dici della Juve di Suarez, però dici Ma tutto. io l'altra sera sono stato all'Olimpico, nel drammatico Lazio-Milan, Ah, diciamo nel che. furtarello che avete fatto a Roma, ci sta, ci sta, ci sta. Sì, no, sicuramente una partita orrenda, con momenti difficili che ho vissuto in tribuna perché poi la gente era giustamente arrabbiata. Questo mi spiace. Mi ha colpito molto l'intervento che ha fatto Lotito, dopo la partita, perché Lotito ha fatto capire piuttosto chiaramente che lui ritiene che quell'arbitraggio sia il frutto di un clima, di una ostilità, in Federcalcio nei suoi confronti. Io riassumo, Certo, perché quello riassumi, che sta, riassumi. cioè, è che questo clima sia dovuto all'idea che lui ha lanciato di una Superlega italiana, di una Premier League italiana. Questo più o meno è quello che ha fatto capire con ripetuti interventi dopo la partita. Quando lui parla di mancanza di terzietà da parte della Federcalcio e da parte degli arbitri. Lui alludeva a questo: non abbiamo arbitri imparziali perché di fatto la Federcalcio è un avversario, è mia nemica in questo momento. E ha parlato poi, è ritornato sul discorso di dire: con altre società abbiamo pensato di creare un'associazione di club, dei principali club autonomi, la versione della Premier League. Che se ho ben capito poi dovrebbe essere utilizzare una organizzazione arbitrale professionale autonoma, quindi sostanzialmente creare due entità totalmente autonome dalla Federcalcio. Mi è stato facile pensare alla Super League europea, a quello che ha voluto dire per la Juventus, l'idea della Super League, e all'idea che. Sospetto che sia nutrito che, per esempio, le disavventure della Juventus fossero la risposta anche a quel tentativo che fu fatto allora in chiave europea. Lotito lo sta riproponendo a quanto pare in chiave italiana, cioè si sta pensando a una Premier League italiana. Ho letto vari pareri se sia possibile farlo o meno. Lotito l'altra sera ha espresso la sua convinzione di non essere amato dalla Federcalcio. E che questa ostilità gli derivi proprio da questa sua presa di posizione sulla Premier League italiana. Nulla di nuovo, però mi ha, diciamo così, colpito questo parallelismo, questo parallelismo che si è venuto a Che non sia creare. ben visto o che non si senta ben visto chi poi cerca soluzioni nuove, non esattamente analoghe a quello che è al sistema attuale. Beh, lui sicuramente è una posizione non amata. Qui peraltro ci sono altri temi, quale quello della diminuzione del numero dei club. Il problema che i club principali sono quelli che danno il maggior contributo economico, sono quelli che hanno il maggior numero di spettatori, di tifosi. E però incredibilmente poi ai fini di votare, ad esempio ai fini di eleggere il presidente della Federcalcio, da soli contano meno delle altre due componenti. Cioè quello che ho letto con mio stupore è che quella che è la Lega Pro e i dilettanti, se si mettono insieme, decidono chi deve essere, come è avvenuto con Gravina, il presidente della Federcalcio e non è riconosciuta nessuna, diciamo, particolare attenzione.
ai club principali che portano pur su di sé. Allora, quindi, c'è un clima di profondo malcontento, ragazzi, c'è un clima di profondo malcontento che secondo me spiega anche il caos arbitrale, che è estremamente grave. Quindi è una situazione di estremo disordine, e questo dimostra che poi l'illusione, quando capitò alla Juventus la famosa storia delle plusvalenze, poi l'illusione di pensare di soffocare, chiamiamole così, ribellioni, mutamenti, cambiamenti che sono ormai obbligati e necessari, con il pugno di ferro, l'affermazione del primato del potere federale, lasciano il tempo che trovano. Soffocato il caso della Juve, ecco che sta sorgendo un altro caso, perché questo lascia intravedere le parole, lascia intravedere le parole di Lotito. Ecco, questa è una cosa sulla quale mi sono fermato a riflettere. Se poi tu mi chiedi, anche perché Lotito è, diciamo così, chiamato in causa anche in questa questione, diciamo così, degli accessi abusivi, eccoci, se non altro, però siamo cauti e riguarda, diciamo, ma soprattutto ci sarebbe, questo sì, un dossieraggio nei confronti di Gravina, l'unico caso di dossieraggio, perché negli altri casi quello che noi sappiamo è che ci sono state delle interrogazioni al sistema informatico della Direzione Nazionale Antimafia, dove, ricordiamo, confluiscono le SOS, che sono le segnalazioni di operazioni sospette. Cioè, quando noi, ognuno di noi, compie un'operazione, diciamo così, rilevante economicamente, per esempio riceve una grossa somma, poniamo, da un paradiso fiscale, oppure fa un grosso versamento, secondo determinati codici parte una segnalazione presso l'autorità, l'unità finanziaria di Banca d'Italia. E per quello che riguarda quelle più sospette, poi finiscono per confluire tutte quante nella Direzione di Nazionale Antimafia. Questo è un tipo di attività, di prassi in funzione antiriciclaggio. Quello che si è scoperto sulla denuncia fatta dal ministro Crosetto è che ci sono state migliaia di interrogazioni, di accessi abusivi, non si sa per quali finalità, si sa chi le ha fatte. Le ha fatte un sottufficiale, in alcuni casi a quanto pare con l'autorizzazione di un magistrato, non si sa per quali fini, non si sa con che utilità. Il sospetto è che una parte di queste siano state fatte su richiesta da parte di alcuni giornalisti. E qui torniamo alla questione fondamentalmente dei rapporti tra l'informazione e, diciamo così, il mondo della giustizia, il mondo della polizia. Cataldo, scusami, ti interrompo solo per farti spiegare bene questo punto, è quello che più interessa ai nostri, perché lo dico, perché noi ne abbiamo parlato qui, quando io oggi l'ho scritto su Twitter, quando intorno ci ridevano in faccia alcuni giornalisti, ci spiegavano il codice penale, il codice. Spiegavamo, Cataldo, grazie a te, grazie a Hermes Antonucci, ma tu sei venuto spesso qui a dirlo durante il caso Suarez. Io nel libro, e peraltro cito proprio dei tuoi articoli sul caso Suarez, in cui si parla proprio esattamente di, e anche di Hermes, no, grazie a te, anche di Hermes Antonucci e del Foglio, e quindi ecco, emergono le cose, credo che sia un nostro dovere, non dico rivendicarle, ma spiegarle bene. Al tempo ci dicevano, se abbiamo le notizie dobbiamo pubblicare tutto, così. Allora qua, secondo me, Cataldo, ci sono un po' di cose da dire, perché primo bisogna vedere anche procacciarsi le notizie, come, non so se c'è un'etica anche su questo, oppure una volta che ti arrivano in qualunque modo e tu poi le usi, ma poi c'è anche il codice che interviene, insomma, non so, inquadraci bene questa vicenda, anche Suarez, 3 anni dopo, cosa hai capito rispetto a quello che già avevi scritto al tempo? Andiamo per ordine, perché tu mi chiedi di fare una conferenza. Troppe cose. No, breve, tranquillo. Caso Suarez. Beh sì, oggi ho letto questo interessante articolo di Amadori sulla Verità, e riguarda la vicenda di un patteggiamento fatto da un cancelliere della Procura di Perugia, che per un reato di violazione del segreto d'ufficio e accesso al sistema informatico abusivo, al sistema informatico anche lui, perché risulta che costui, lui ha patteggiato, quindi ha evitato di fare il processo, ha accettato una condanna
e lui era accusato di aver fornito ad alcuni giornalisti di diverse testate, ma a quanto pare principalmente della testata del Fatto Quotidiano, una serie dove scrive anche Paolone Ziliani, un abbraccio anche a lui, dove scrive anche una serie di documenti su alcuni importanti processi, principalmente il processo che riguardava il magistrato Palamara e poi la storia della loggia segreta Ungheria, sulla quale non occorre soffermarsi. Dice però l'articolo, indicando anche il numero di file scaricati e inviati, che diciamo in questa attività particolare ci sono anche 264 file della vicenda Suarez, del procedimento Suarez. Non ci si sofferma, non sappiamo quali, però è provato che ha scaricato dal sistema informatico 264 file e poi li ha dati, li ha forniti a qualcuno. Questo a riprova, sono andato a rileggermi l'articolo, gli articoli che scrissi all'epoca, mi ricordo la polemica perché quello che veniva pubblicato, estratti di interrogatori, quello che aveva detto Suarez, tu ricorderai Cocumbrella, eccetera, eccetera, qualcuno sosteneva che erano cose che erano ormai, che si potevano pubblicare, e io invece sottolineavo proprio questo, cioè il fatto che si stesse violando il segreto di indagine, che si stesse fornendo materiale coperto. Peraltro non lo pensavo solo io, lo pensava anche il procuratore capo Cantone, che ricorderete a un certo punto si arrabbiò, bloccò gli accessi della stampa. Perché? Perché aveva capito che c'era una talpa nei suoi uffici che forniva materiale di indagine all'esterno. E quindi era lui, era questo cancelliere, verosimilmente. E verosimilmente era questo cancelliere. Io ti ho dato il dato storico. Il dato storico è che lui, tra i file forniti all'esterno, ne ha scaricati oltre 200 sulla vicenda Suarez. Quindi tutto lascia pensare che l'origine di una serie di indiscrezioni, pubblicazioni, brani fosse questa attività illecita. È illecito anche la condotta del giornalista. L'articolo dice che laddove è stato incriminato il funzionario di cancelleria, il giornalista del Fatto invece è stato archiviato, perché era scriminato, diciamo così, non era punibile la sua condotta, perché era l'esercizio di un suo diritto, che era il diritto di cronaca, il diritto di informare. Potremmo parlare per ore adesso di un tipo di giornalismo. Il giornalismo che cerca le notizie è certamente legittimo. Il giornalismo che si fa invece strumento di manovre occulte, di complotti, di depistaggi, magari pubblicando notizie vere, ma con finalità di depistaggio, di aggressione di un personaggio, di fornire delle false o delle parziali verità, è ancora un giornalismo positivo, indipendente? È un giornalismo realmente autonomo? È un giornalismo che si presta a manovre oblique? Questo è un tema su cui potremmo discutere per ore. È chiaro che chi fornisce notizie coperte dal segreto lo fa non per amore del diritto di cronaca, lo fa perseguendo un suo interesse, che può essere più o meno lecito, molte volte è illecito, si tratta di colpire un avversario politico, si tratta di favorire la propria parte, si tratta in alcuni casi di depistare o di alterare la realtà dei fatti. Colui il quale riceve queste notizie ed è consapevole delle finalità con cui gli vengono passate, che cosa deve fare? Si rende complice o comunque è protetto dal diritto di cronaca fino alla fine? Però non solo, Cataldo, io aggiungo una cosa, il tema è infinito, non ne parliamo ora, veramente faccio chiedo solo se qualcuno vuol fare delle domande, però lo voglio riprendere con te. Però il tema è un altro anche, se mi arrivano senza che io faccia nulla delle notizie e io le pubblico, posso capire benissimo il diritto di cronaca, è cosa diversa, mi sembra un po' ridicolo, almeno dal punto di vista etico, sollecitare, se qualcuno l'ha fatto, sollecitare un cancelliere, non so con che modi, ma comunque per amicizia, diciamo, sollecitare un cancelliere, fare in modo che il cancelliere ti mandi delle cose che non dovresti avere, pubblicarle e dire oddio mi sono arrivate, e cioè a me sembra un condanni il cancelliere e non condanno però quello che cerca assolutamente di avere questi accessi abusivi. È un tema molto delicato, Massimo.
Fai parte del mondo dell'informazione e non è facile stabilire con esattezza il confine, eh? Perché comunque il diritto dell'opinione pubblica a essere informata, ad avere la notizia, purché la notizia sia vera, purché la notizia sia vera. Se la notizia è vera, secondo me, sì, io ragionando da avvocato direi, se la notizia è vera prevale il diritto dell'opinione pubblica a sapere. Che poi questo possa provocare sull'opinione pubblica effetti negativi, mettiamo screditare diciamo un certo governo o aprire la strada a forze eversive, ad esempio favorite da queste versioni, è un profilo che può interessare fino a un certo punto al giornalista. Se la notizia è vera, se la notizia è rilevante, se vi è un interesse pubblico a sapere, queste sono le cose fondamentali. Poi ci sarebbe il codice, però, che ci hai citato spesso, che, dove si dice che alcune cose degli atti giudiziari non si possono sapere almeno fino a... Sì, però anche in quel caso lì, comunque, la violazione del... Ci sono stati dei casi in cui si è perseguito il giornalista, però ci si è sempre dovuti arrestare. Credo che l'unico caso che io mi ricordi, risaliamo ormai a quasi 40 anni fa, riguardava una cronista dell'Unità durante il sequestro del senatore Democristiano Cirillo. Questa giornalista pubblicò delle notizie, o riceveva delle informazioni, o pubblicò delle foto, queste cose qui, e fu incriminata. Però fu un caso unico, più unico che raro, perché normalmente c'è il profilo del diritto all'informazione. Il caso più eclatante, ragazzi, è inutile che ve lo dico, è quello di Julian Assange, che in questo momento è sottoposto a una procedura di estradizione. È stato quello che ha scaricato una serie di documenti, di foto, che riguardavano principalmente violazioni di diritti fatte anche dagli americani, e le ha immesse liberamente. Si è ritenuto di incriminarlo per spionaggio, perché lui ha scelto dei documenti da pubblicare, erano documenti veri, e con questi ha fatto un'operazione che si è equiparata a un'operazione di spionaggio. E si sta dibattendo, ragazzi, e si sta dibattendo furiosamente, si sta dibattendo furiosamente. Allora, facciamo così, voglio chiedere intanto a Giuseppe Falci, che si occupa, ripeto, di vicende politiche sul Corriere della Sera, e se ha una curiosità su questo tema, e poi Cataldo ti liberiamo perché ne parleremo quando le cose saranno più chiare. Scusami Cataldo, una precisazione. Questo che sappiamo oggi su Suarez non ha direttamente a che fare con il discorso, lo chiamo dossieraggio anche se ci spiegavi che non sono proprio veri e propri dossier, con il discorso che stiamo leggendo. Sono parenti paralleli che vanno su piani paralleli, appunto non è la stessa notizia. Non ho capito, scusami. No, intendo dire, quello che stiamo leggendo sulla talpa, i dossier e tutto il resto, Striano, non ha a che fare con questa vicenda. No, non ha a che fare con questa vicenda. Questa è una, diciamo così, La Verità è un giornale che ama pubblicare questo genere di scopo. Oggi ci ha scritto un articolo a parte in cui, partendo, diciamo così, dal clamore che sta creando la vicenda, anche questa peraltro sottoposta all'attenzione di Perugia, ma che è avvenuta all'interno della Direzione Nazionale Antimafia a Roma, è finita a Perugia perché uno degli indagati è un magistrato e quindi scatta una competenza particolare che è Perugia. Mentre quella vicenda di Suarez era una vicenda che ricordava Perugia, perché come ricorderai si doveva... Certo, c'era l'università. Peraltro ricordiamo che anche nella vicenda di Striano, quella che stiamo leggendo sui giornali quotidianamente, ci sono solo tre sportivi che sono stati... così, oggetto di accessi abusivi, definiamo questo perché dossierati evidentemente non va bene, sono Andrea Agnelli, sono Cristiano Ronaldo e Massimiliano Allegri. A voi quale sia la linea comune, il punto che unisce questi tre. Bisognerebbe capire qual è l'oggetto dell'interrogazione, cioè che cosa sono andati a chiedere al sistema su di loro. Normalmente questo tipo di accessi è per sapere se appunto vi fossero segnalazioni di operazioni sospette a carico loro. Ora può esserci che forse non so se questi accessi furono fatti durante l'epoca delle plusvalenze o che altro. Allegri è stato richiesto una SOS prima di venire alla Juventus.
nella primavera del 21, quando stava per venire, per tornare alla Juventus. Stava per tornare alla Juve. Comunque, avvocato, la cosa singolare di queste richieste è il timing. Le faccio un esempio: su Matteo Renzi fanno una richiesta di SOS quando lui nel 2019, nel settembre del 19, lascia il Partito Democratico, fonda Italia Viva, quindi si stacca ma rimane nella maggioranza del governo Conte, e fanno una SOS. La stessa cosa viene fatta su Brugnaro, che è attuale sindaco di Venezia. Quando Brugnaro decide d'un tratto di fare un suo partito, viene fatta questa cosa. No, c'è anche un termine perché sono sempre diciamo circoscritte a un passaggio politico, a una situazione. Non a caso c'è oggi il Riformista che lo fa notare in un articolo di Claudia Fusani, l'inchiesta open relativa a Renzi arriva lì, di lì a poco, a due mesi esplode questo buono. Comunque la domanda che le vorrei fare è questa: Paolo Mieli, che è un direttore di lungo corso, è stato un direttore per lunghi anni del Corriere della Sera e lo è stato in fasi, diciamo, importanti della nostra Repubblica, penso a Tangentopoli, dice, vedrete che alla fine questa roba qui sarà una bolla di sapone, cioè finirà a tra luce e vino, non succederà nulla, comunque, come del resto è successo nel caso della P2, dove alla fine l'unico ad essere crocifisso è stato Licio Gelli, tutti gli altri poi alla fine ne sono usciti, alcuni hanno fatto televisione per altri 50 anni, penso al recente defunto Maurizio Costanzo, no? Lei che idea si è fatto su questa cosa? Perché poi alla fine io sono convinto che su questa vicenda impattino due cose. La prima è che ci sia il tentativo anche di screditare la classe giornalistica, ma non lo fa, non è la mia, non è una difesa, diciamo, di categoria, perché poi è chiaro che questa cosa, lei dice sì, il confine è labile, però il diritto di cronaca ci deve essere, quindi è vero che ci sono dei colleghi che operano sempre in una situazione di borderline, però è anche vero che molte volte danno le notizie, quindi lì c'è, no? Allora io non credo che sia, allora secondo me molte di questi accessi possono essere stati sollecitati da giornalisti, ma lo spiega tutto. Spiega tutto perché c'è anche qualche mio assistito tra questi su cui sono state fatte delle interrogazioni e mi ha molto colpito la questione riguardo alla vicenda del processo al cardinale Becciu, in cui, diciamo così, senza soffermarmi lungamente, guardate ragazzi, il nostro è uno strano paese dove in molti hanno comunque la possibilità di avere un amico nei servizi, di poter chiedere informazioni riservate, non soltanto giornalisti soprattutto, perché il loro mestiere è dare la caccia alle notizie, ed è chiaro che poter avere un informatore nei servizi, nella polizia, nei carabinieri è fondamentale. Ma il problema non è questo, il problema è che secondo me un vasto numero di persone ha la possibilità di prendere informazioni riservate su un nemico, su un parente, su una conoscenza. E questo è un paese estremamente poroso quanto a queste cose. Non c'è tutela della privacy. C'è un ambiente scivoloso, c'è un ambiente spesso fatto di amicizie trasversali e c'è la possibilità, come dimostrano vicende, guardare la vicenda di Gravina, su quale era stato preparato un dossier, si dimostra che si possono, tramite amicizie, relazioni, anche poter accedere alla vita delle persone. Ma proprio per questo, Cataldo, scusami, proprio per questo, ne parliamo un'altra volta, però proprio per questo, io dico che il diritto di cronaca, lunga vita al diritto di cronaca, fortunatamente, certo. Però dico attenzione, perché dire diritto di cronaca, quando tu per primo ci spieghi che è facile avere informazioni riservate, private, che possono distruggere una persona, e poi dici però ce l'ho, ormai la metto, e a me sembra che non fili del tutto da un punto di vista, non so se etico, giuridico, non lo so, però... Non so, però sai, fino a che lo fa un giornalista, io proprio per la considerazione che ho... questo tipo di attività che ho sempre amato, io da giovane volevo fare il giornalista, e per la fondamentale importanza che ha nella democrazia, dico, se il giornalista cerca la notizia e la notizia è di pubblico interesse,
prevale su tutto, anche sugli scopi più... E bisogna capire però, Cataldo, è il pubblico interesse il problema, capire se dire che l'entourage di Chiesa è avido e quindi Chiesa non rimarrà tanti anni alla Juve e metterlo in prima pagina, non so cosa, su un giornale importante, e sempre là ci fermiamo, qual è il pubblico interesse, perché dovremmo saperlo noi? In base a cosa su noi... Questo, su questo concordo con te. Ma per esempio conoscere lo status economico di un politico, guardiamo il caso di Crosetto, ragazzi, Crosetto ha denunciato questa ingerenza nella sua vita privata, ma sapere che ad esempio l'attuale ministro avesse dei contratti di consulenza con alcune delle principali industrie del paese, con Leonardo, è una notizia di pubblico interesse, ragazzi. Certo. Allora, Cataldo, io ti devo... Ti ringrazio. Posso fare l'ultima domanda? Ma se, a suo avviso, avvocato, se Cantone e Melillo chiedono di essere auditi da CSM, Copasir e Commissione Antimafia, significa che su questa vicenda ci sono ancora una volta, come tante vicende che hanno riguardato l'Italia, ci sono ancora una volta coinvolti i servizi segreti? Guardate, io penso che probabilmente sia Melillo che Cantone vogliono, secondo me, circoscrivere la gravità dell'episodio. Diranno che certamente è il frutto di una falla che c'è nel sistema, ma secondo me escluderanno che ci possa essere un'attività di dossieraggio o di destabilizzazione. È sicuro che su questa vicenda sta montando una speculazione politica interessata. Secondo me il fatto è riprovevole, è grave, deve essere riparato, però ripeto, è il paese che è così, questo è un paese basato molto sulle relazioni e spesso le relazioni sono questo tipo di rapporti, è una società porosa la nostra, dove filtrano informazioni, il pettegolezzo nel migliore dei casi, la calunnia nel peggiore, dove è facilissimo sapere ed avere informazioni riservate sulla vita degli altri. È molto preoccupante. È molto preoccupante, però non facciamone un problema di speculazione di una parte che è danneggiata rispetto a un'altra. Noi juventini ne facciamo una parte, facciamo la parte nostra da juventini, perché c'è sempre solo una squadra su cui ci sono questi dossieraggi. Investe il calcio, secondo me, ripeto, quello che ha denunciato Lotito dopo la partita con il discorso che ha fatto, il fatto che volesse presentare una denuncia in sede penale, e lascia dire che il clima è deteriorato. Sì, ma là, però, Cataldo, là si parla del presidente di federazione, del sistema. Se si va su una squadra, presidente, allenatori, giocatori, è sempre una in Italia, non c'è modo che sia diverso, però ne parliamo un'altra volta. Cataldo, grazie mille Cataldo, davvero, non ti rubiamo altro tempo, grazie, buonasera, grazie a voi, grazie davvero.